La lettera di Agnese a suo marito Paolo Borsellino. Caro Paolo, da 20 lunghi anni hai lasciato questa terra per raggiungere il regno dei cieli, un periodo in cui ho versato lacrime amare. Mentre la bocca sorrideva, il cuore piangeva senza capire, stupita, smarrita, cercando di sapere. Mi conforta oggi possedere tre preziosi gioielli, Lucia, Manfredi e Fiammetta. Simboli di saggezza, purezza e amore posseggono quell'amore che tu hai saputo spargere attorno a te, caro Paolo, diventando immortale. Hai lasciato una bella eredità, oggi raccolta dai ragazzi di tutta Italia. Ho idealmente adottato tanti altri figli, uniti nel tuo ricordo dal nord al sud. Non siamo soli. Desidero ricordare, sei stato un padre ed un marito meraviglioso. Sei stato un fedele, sì, un fedelissimo servitore dello Stato, un modello esemplare di cittadino italiano. Resti per noi un grande uomo, perché dinanzi alla morte annunciata hai donato, senza proteggerti ed essere protetto, il bene più grande, la vita, sicuro di redimere, con la tua morte, chi aveva perduto la dignità di uomo e di scuotere le coscienze. Quanta gente hai convertito, non dimentico. Hai chiesto la comunione presso il Palazzo di Giustizia la vigilia del viaggio verso l'eternità, viaggio intrapreso con celestiale serenità, portando con te gli occhi intrisi di limpidezza, uno sguardo col sorriso da fanciullo che noi non dimenticheremo mai. In questo 20° anniversario ti prego di proteggere ed aiutare tutti i giovani, sui quali hai sempre riversato tutte le tue speranze e meritevoli di trovare una degna collocazione nel mondo del lavoro. Dicevi, siete il nostro futuro. Dovete utilizzare i talenti che possedete, non arrendetevi di fronte alle difficoltà. Sento ancora la tua voce con queste espressioni che trasmettono coraggio, gioia di vivere e ottimismo. Hai posseduto la volontà di dare sempre il meglio di te stesso. Con questi ricordi tutti ti diciamo grazie Paolo. Grazie molto.